Ben ritrovati a tutti cari telespettatori, nuova puntata di Hello, noi siamo pronti e prontissimi ad iniziare. Ciao Mattia. Ciao Cristina, benvenuti. Come sempre siamo alla pista di Lainate, tra poco scenderemo nel centro di guida sicura dove ambienteremo la prova in giallo, imperdibile quella di oggi. Sì, anche perché c'è una donna al volante, sarà interessante. Eh sì, avremo con noi la mitica Elena Fumagalli di Citroën. Questo però succederà tra pochissimo, ora è tempo di parlare di prove e la prima prova ci porta in casa Mercedes, parleremo di classe B. Una tedesca al 100%, protagonista della offensiva di prodotto che sta scatenando Daimler. Sì, Daimler ha in mente, ha in animo una grande offensiva davvero soprattutto sulle macchine elettriche, ma non solo. Poi so che tu vuoi che io parli di Smart. Smart è il marchio controllato da Daimler, secondo il quale, insomma, c'erano indiscrezioni di una possibile cessione. Alla fine cosa è successo? È successo che è stata creata una joint venture. Smart, secondo gli analisti, perdeva tra i 500 e i 700 milioni di euro l'anno. Troppi secondo gli azionisti, di qui la decisione della joint venture con chi? Con Geely, che è anche il principale azionista singolo di Daimler. Cosa succede? Succede praticamente che dalla Francia la produzione verrà spostata in Cina, dove il modello verrà anche sviluppato completamente elettrico. In pratica in Germania resterà solo il design. Esatto, tra l'altro Daimler non è l'unico gruppo tedesco a puntare sull'elettrificazione, si è appena stato ad una conferenza di bilancio molto interessante, quella di Seat. Sì, è interessante per noi italiani perché a capo di Seat c'è Luca De Meo e con lui alla guida, l'ex Marchionne Boy, con lui alla guida Seat ha presentato il miglior bilancio della storia. Grazie anche ai risultati ottenuti da Seat, per inciso per la prima volta nella storia c'era anche il numero uno del gruppo, in questo caso Herbert Diess, è stata affidata a Seat la responsabilità di sviluppare una nuova versione, una nuova declinazione della piattaforma elettrica sulla quale nascerà un modello, così è stato garantito, che costerà meno di 20.000 euro, naturalmente elettrico. Ma da dove eravamo partiti? Dalla Mercedes? Eh sì. Classe B. Zitta zitta, la Mercedes classe B è stata venduta in 1,5 milioni di esemplari nel mondo. In Italia la maggior parte della clientela è femminile e spesso arriva dalla classe A delle prime due generazioni. Al momento di realizzare la nuova classe B, i tecnici tedeschi hanno consultato i possessori del modello precedente e a sorpresa la richiesta più comune è stata quella di incrementare il dinamismo della vettura. Obiettivo primario quindi puntare sulla tecnica, ma non solo, ci sono aggiornamenti anche di stile e di contenuti. La nuova classe B è completamente nuova nello stile, nel design che è molto più sportivo, più dinamico, completamente nuova nella tecnologia con l'MBUX, quello di classe A, quello di A-Mercedes, alla sua seconda generazione che oramai parla con tutti, non parla soltanto con noi mentre siamo in macchina, ma parla con Alexa, parla con questi sistemi che abbiamo in macchina. È completamente nuova anche nella tecnologia sia degli ADAS, dei sistemi di sicurezza, ma soprattutto dei motori che sono completamente nuovi, più potenti ma molto meno inquinanti e molto meno climalteranti. Il nostro primo contatto su strada è stato con la classe B 200D. L'impressione è che si tratti di un'auto costruita con cura. Forse però il dinamismo desiderato dai clienti si è limitato ai dettagli estetici, perché la classe B è soprattutto comoda. Come peraltro deve essere una familiare, a maggior ragione se porta la stella sulla calandra. Ciò non toglie che la vettura sappia sfoderare anche una certa vivacità. Il motore e il cambio lavorano d'amore e d'accordo, e così quando si preme sul gas la coppia arriva subito forte e chiara. Però l'impostazione dello sterzo, preciso e progressivo, ma non particolarmente pronto, e la posizione di guida alta suggeriscono di mantenere un'andatura fluida, più consona a questa automobile. Edge, Kuga ed EcoSport, una gamma davvero molto ampia, quella dei SUV Ford, ma forse non basta visto che il costruttore americano sta declinando in versione rialzata anche gli altri suoi modelli. Dopo Ka e Fiesta, ora è il tempo di Focus.
Avete anche voi un debole per i SUV, ma non volete rinunciare alle comodità e allo spazio di una familiare, come in questo caso? Allora la versione Active della Ford Focus fa per voi. È un modello che l'Ovale Blu ha studiato espressamente per questo nuovo segmento di mercato. Per inciso, in Italia vale tantissimo, piace tantissimo, soprattutto nel segmento dei privati. Ci sono alcune personalizzazioni, tipo i parafanghi allargati, la griglia trapezoidale nera, il tetto a contrasto, al posteriore il doppio scarico, ma soprattutto proprio per l'off-road c'è un assetto rialzato di 3 cm. Questa variante Active, tra l'altro, è già disponibile sulla K, che vale il 40% dei volumi della compatta, e sulla Fiesta. Dopo Kuga, EcoSport e Ford Edge, l'Ovale Blu allarga dunque la gamma dei crossover, e questa versione Active della Ford Focus è disponibile a partire da 24.750 euro con il motore da 1 litro EcoBoost da 125 cavalli. Oppure, se volete essere più flessibili, anche con un'offerta decisamente interessante a partire da 289 euro al mese veri, anticipo zero. Anche gli interni della Focus Active sono personalizzati, la macchina è di serie sempre connessa. Poi a richiesta ci sono i sistemi Co-Pilot, che sono abbinati al cambio automatico a 8 rapporti. Sono basati su 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori. E tra le molte soluzioni tecnologiche e funzioni di assistenza alla guida che questo Co-Pilot offre, c'è anche il parcheggio completamente automatico, sia a pettine sia in parallelo. Le apparenze ingannano, per cui non lasciatevi tradire dal sole, che c'è, ma non è così caldo come sembra. E poi l'altro riguarda i 3 cm di altezza in più da terra della macchina. La guidate esattamente come la versione stradale, con una differenza che se beccate qualche buca ve ne accorgete di meno. Per il resto è gradevole da guidare, è comoda, è spaziosa, buono anche il cambio automatico, preciso lo sterzo. C'è anche il gasolio 120 cavalli e poi 2 litri da 150, a voi la scelta. È venuta a trovarci oggi Elena Fumagalli, responsabile comunicazione Citroën Italia. Per cambiare, cambiamo di SUV, che non fa più nessuno praticamente. È un modello, un tipo di carrozzeria che tutti vogliono e che naturalmente tutti i costruttori offrono. È anche il caso di Citroën, con questa Citroën C5 Aircross, che anticipa anche una svolta. Sì, è proprio così. Sarà proprio C5 Aircross il modello di riferimento della marca Citroën, il più recente, appena lanciato sul mercato italiano. Sarà proprio lui il primo modello a inaugurare una versione ibrida ricaricabile plug-in all'inizio del 2020. Quindi associerà un motore termico benzina o un motore elettrico per sfruttare al meglio entrambe le motorizzazioni. Quindi questa nuova versione consentirà di accedere ai centri abitati, che spesso sono vietati ai motori termici, ma nel contempo permetterà di utilizzare tutta la potenza e l'efficienza del motore benzina nei lunghi tragitti. E questo è il primo passo del processo di elettrificazione che Citroën appunto ha avviato e che prevede da qui al 2025 il 100% dell'elettrificazione della sua gamma, ovvero tutti i nuovi modelli offriranno o una versione 100% elettrica o una versione ibrida plug-in ricaricabile.
Ti chiedo troppo se ti dico quando esattamente nel 2020 arriverà, perché veniva già voglia di comprarla. Ma allora, ad oggi le previsioni sono appunto tra fine 2019 e i primi mesi del 2020, quindi manca davvero poco, ma per il momento possiamo ammirare e apprezzare tutte le caratteristiche di C5 Aircross nella sua versione, nelle motorizzazioni diesel e benzina. Parliamo di successi che comunque ci sono già, cioè nel rally. Voi avete ingaggiato uno come Ogier che non vince mai praticamente, no? Sei titoli mondiali consecutivi, quest'anno gareggia per voi, e secondo posto anche al Tour de Corse. In casa direi che mi sembra un buon campionato fino adesso, è secondo. Ma direi che è un buon inizio nel 2019, appunto con Sébastien Ogier e poi Esapekka Lappi sulla seconda C3 WRC, in 4 gare, 4 podi, quindi siamo estremamente felici di questo inizio di stagione. L'ultima gara è stata appunto il Rally in Corsa, una gara in casa, appunto la prima vera e propria sulle strade completamente in asfalto, dopo il Monte Carlo, la Svezia, il Messico su terra, quindi effettivamente è stato un banco di prova molto impegnativo, in cui nonostante un inizio in cui non c'era una perfetta sintonia con le regolazioni della vettura, poi i campioni Ogier e Ingrassia sono riusciti poi a ingranare e a raggiungere il podio, a conquistare il secondo posto. Certo, voglio dire, uno che era ottavo dopo 3 stage ha finito secondo, chi conosce di rally sa che non è un'impresa facile. Non è un'impresa facile. Lo vincete il mondiale con lui? Ma noi ce lo auguriamo naturalmente, anche perché abbiamo la vettura, la C3 WRC, che è stata appunto sviluppata da Citroën Racing, che ha partecipato già l'anno scorso al campionato alla WRC, e soprattutto abbiamo alle spalle una grande tradizione tecnologica, perché appunto il marchio ha totalizzato negli anni, non solo nel WRC ma anche in altre discipline sportive, 16 titoli campioni, quindi unendo anche il WTCC, Rally Ride, quindi tutto un bagaglio, un'esperienza alle spalle che consente appunto di avere una vettura prestazionale assolutamente che si è dimostrata all'altezza, e ora con il 6 volte campione del mondo Esapekka Lappi, che è un giovanissimo emergente pilota finlandese estremamente promettente, e ci auguriamo assolutamente di ottenere sì, infatti nella classifica costruttori siete molto avanti pur avendo solo 2 macchine a differenza di altri. Esatto. Comunque parliamo anche del campionato italiano di rally, anche lì siete impegnati, terzi nella prima gara, siete alla vigilia della seconda. È proprio così, sempre C3, questa volta declinata nella versione R5, che è la vettura sviluppata per la competizione clienti, con Eleonora Mori e Luca Rossetti, l'equipaggio che appunto l'ha portata sul podio dal rally del Ciocco, che è stato il primo rally della stagione. Quindi un ottimo risultato, una buona partenza. Ricordiamo che appunto Luca Rossetti e Eleonora Mori rientrano appunto, soprattutto Luca Rossetti rientra nel campionato italiano del rally, dove aveva debuttato nel 2003 e tra l'altro che aveva vinto nel 2008, quindi per lui è un grande ritorno. La vettura, la C3 R5, per lui è stata la prima volta che l'ha potuta appunto guidare in terreno di gara, oltre ai test che aveva realizzato, quindi direi un ottimo feeling che si è instaurato immediatamente tra equipaggio e vettura. E c'è una donna, e questo mi permette di farti l'ultima domanda prima di affidarti a Roberto, il nostro istruttore per la prova in giallo. Le donne decidono sempre di più, lo conferma per esempio che tu sei qua, ma decidono nella fase di acquisto e di scelta dell'auto. Sta cambiando qualcosa? Voglio dire, d'ora in avanti noi conteremo sempre meno noi maschi, no? Voglio dire. Ma questo speriamo di no, perché è giusto che ci sia appunto il contributo di entrambi. Grazie che ancora ce lo concedi. Però è vero che diciamo le evoluzioni della società oggi vedono le donne sempre più impegnate su più fronti, quindi in ambito lavorativo, in ambito familiare, e quindi le donne cercano di trovare delle soluzioni e prendere delle decisioni che consentano di conciliare tutti questi aspetti che devono affrontare, e sicuramente nella scelta in generale della gestione della famiglia, ma anche nella scelta della vettura, secondo me noi partecipiamo, perché scegliamo delle vetture che siano magari pratiche in funzione della vita che dobbiamo affrontare, e quindi non so, se abbiamo dei bambini col passeggino da accompagnare a scuola cerchiamo un SUV voluminoso, modulare, facile da utilizzare, se invece guidiamo del quale non citiamo la marca perché non chissà che macchina potrebbe essere, ma si può scegliere dal C3 Aircross o il C5
C5 Cross, diciamo. Scusa, solo telegraficamente, a casa tua chi decide che macchina si prende? Ma a casa mia ciascuno ha la propria, così per non litighiamo, però la mia sicuramente è una C3 con cambio automatico, quindi estremamente pratica, comoda, con tutti quei servizi di assistenza alla guida che ti consentono di viaggiare in totale sicurezza. Grazie, adesso vediamo come te la cavi anche al volante sul nostro si fa per dire, sul circuito Guido Sicura qua di Lainate, Arese, dell'ACI. Buon divertimento, sentiamo poi cosa dirà l'istruttore. Grazie mille, sono pronta. Eccoci in pista la nostra prova. In giallo, lo ricordiamo, consiste in due passaggi cronometrati sulla resina. Il primo prevede uno slalom tra i muri d'acqua. Nel secondo, invece, l'auto perde aderenza sul posteriore in seguito all'azione di una piastra mobile e va controllata in controsterzo. Forza Elena, batti tutti! Non è semplice, terzo posto per Elena Fumagalli. Sentiamo il commento dell'istruttore Roberto del centro di guida sicura a Cisara di Lainate. E allora Elena, come ti è sembrata questa esperienza alla guida? Ma estremamente interessante, difficile, perché comunque mi sono trovata in una situazione che non si affronta tutti i giorni, però può capitare, quindi molto utile, e devi mantenere la calma, il sangue freddo. Grazie alle tue indicazioni, ai tuoi suggerimenti, potevo fare meglio, però insomma direi che è un buon inizio. Ma direi molto positivo il primo passaggio dei muri d'acqua, molto preciso con il volante e con il gas, quindi un esercizio più che positivo. Nella seconda parte, quindi il secondo esercizio dove si andava a recuperare la perdita di aderenza dell'asse posteriore, bene all'inizio, quindi tempo di reazione e uso del volante, però non siamo riusciti a concluderlo perfettamente perché la macchina è in testa a coda. Nel primo passaggio è sempre difficile, però devo dire che è abbastanza positivo anche il secondo esercizio. Abbiamo parlato con la nostra ospite della Citroen C5 Aircross. Nel prossimo servizio andiamo a scoprire la Opel Grandland X, che nasce sulla stessa piattaforma. Come sapete, infatti, i due marchi insieme a Peugeot e DS fanno parte del medesimo gruppo e quindi condividono pianale e tecnologia. Ogni modello però, in questo caso parliamo di SUV, riesce a mantenere una sua forte identità. Vediamo come. Sposarsi fa bene. E prima che pensiate a facili ironie, vi diciamo subito che ci stiamo riferendo a un matrimonio automobilistico, quello tra PSA e la Opel, acquisita dal gruppo francese nel 2017. I benefici ci sono stati e sono tangibili su tutti i modelli di recente produzione, come su questa Grandland X, e il salto di qualità si sente. La SUV tedesca ha una linea giovanile e personale, anche se non dà particolarmente nell'occhio. Ma chi l'ha detto che la sobrietà sia per forza un difetto? All'interno la qualità percepita è elevata, materiali di buona fattura, plastiche morbide al tatto, plancia pulita e pochi tasti fisici sulla console centrale. L'atmosfera nel complesso è sobria e razionale.
in linea con la tradizione del marchio, tanto da non scorgere neppure nelle piccole sfumature la parentela con la Peugeot. Solamente i più attenti potrebbero accorgersene da un elemento, la presenza della manopola rotonda dedicata al grip control, sistema messo a punto da PSA per donare alle due ruote motrici una dota di guida molto vicina a quella di una trazione integrale. Il sistema multimediale, con schermo touch da 8 pollici, ha grafiche un filo basic, ma si rivela intuitivo. Riuscire ad arrivare alle prese USB e 12 V richiede invece doti da contorsionista, perché entrambi sono ricavate nel fondo di un pozzetto nel tunnel centrale, che non offre molto spazio per la mano. E che dire del motore 2000 diesel da 177 cavalli? È supportato da una quantità di coppie adeguata, grazie alla quale sa essere reattivo e particolarmente elastico. La marcia è resa fluida e progressiva anche dal cambio automatico 8 marce. L'assetto è confortevole, anche se un po' rigido sullo sconnesso, con uno sterzo sempre pronto e preciso. In generale si ha sempre una sensazione di grande controllo. Anni di matrimonio, altro che crisi del settimo anno tra Dacia e Udinese, quest'anno addirittura raddoppiate e valorizzate il valore intrinseco dei giocatori giovani e già affermati. 10 anni di sodalizio si fanno con i valori e dunque concretezza, passione, dinamismo. Abbiamo con gli stessi valori fatto questi 10 anni con tutta tranquillità, niente crisi del settimo anno e il Dacia Sponsor Day è stata una formula, un'iniziativa per veicolare ancora meglio questo concetto di acquisto intelligente caro a Dacia, e abbiamo iniziato nel 2014 con le piccole imprese, con le squadre sportive, con la famiglia, con i giovani. Oggi con il Best Value Player entriamo un po' più nel mondo del calcio e l'obiettivo è quello di definire il miglior rapporto qualità-prezzo del giocatore, in questo caso valore economico su rendimento sul campo. Lo facciamo con Gazzetta dello Sport e sarà appunto, inizierà dalla prima partita del 30 marzo fino a fine stagione. Ci sarà un sito dedicato dove Gazzetta dello Sport metterà questa classifica settimanalmente e dove i tifosi potranno anche loro votare, e chi si avvicinerà di più al risultato finale potrà vincere una Dacia Sandero. Poi abbiamo i giovani. Allora, i giovani andiamo solo con l'Udinese in questo caso e andiamo a vedere quali sono i maggior potenziali sui ragazzi di 14-15 anni, e lì l'equazione che andiamo a guardare è il rapporto prestazioni sul campo ma anche prestazioni a scuola, perché secondo noi è molto importante anche l'educazione. Mattia, interessante questa iniziativa Dacia, tra l'altro direi che quasi tutte le case ultimamente sposano eventi trasversali, molto sullo sport ma non solo. Sì, è interessante secondo me anche per una ragione di età, voglio dire, 10 anni di fedeltà tra due marche, in questo caso l'Udinese con Dacia, secondo me sono un traguardo importante in un momento in cui tutto cambia velocemente, e evidentemente mi viene veramente da pensare che ci sia una condivisione di valori. E poi dal mio punto di vista, lasciamelo dire, mi piace il fatto che Dacia, anche se sicuramente con immagino investimenti inferiori, abbia deciso di valorizzare anche i giovani. C'è qualcuno che nel calcio punta sui giovani, a me sembra molto interessante. Ma forse tu volevi parlare della Milano Design Week, uno degli eventi alternativi che i costruttori scelgono per lanciare i loro prodotti invece di andare ai saloni dell'auto. Esatto, sì, hai ragione, la Milano Design Week inizierà la prossima settimana, ma noi ne parleremo nella puntata di settimana prossima, appunto, quando vi renderemo conto di tutte le iniziative che hanno visto protagonisti i costruttori di automobili all'interno di questa settimana molto speciale. Che dire, salutiamo i nostri telespettatori? Ciao! A presto, grazie per essere stati con noi, ciao!